concretamente noi faremo tutte le azioni che sono nella nostra possibilità, nella commissione che ha la conferenza delle regioni di osservazione del decreto che poi andrà al governo, e sollecitando tutte le forze parlamentari che ci sostengono e che sono marchigiane nel presentare nel passaggio al Senato gli emendamenti che possono sostenere l'attività del commercio ambulante, che soffre, perché chiaramente come tutte le attività soffre, ma nella chiusura e nella impossibilità di operare per loro c'è un danno enorme, come tutte le altre, perché non c'è solo il commercio ambulante, penso agli artigiani, penso agli estetisti, ai parrucchieri, penso alle palestre, penso alle piscine che da un anno non possono operare, sono chiaramente attività che sono allo stremo.